Se volete salire, presidente, buongiorno, ben arrivato. Sindaco. Scusi. Queste belle fasce magari mettiamo tutta sera così nel moto. Abbiamo la Green Pass, abbiamo fatto il tampone, però se stiamo anche più distanziati forse meglio. Buongiorno a tutti, grazie di aver raggiunto oggi l'ospedale di Asiago in questa bellissima giornata. Stamattina c'era una pioggia tremenda e invece abbiamo un bellissimo sole. Oggi è un giorno importante di orgoglio per l'azienda dell'Ussetta Piedemontana, perché dopo 15 mesi riapriamo il nostro terzo punto nascita, che è questo dell'ospedale di Asiago, dando una risposta così alle mamme di questo territorio, ma anche ad un impegno che ci eravamo presi come azienda di far rinascere questo ospedale, di farlo ritornare al più presto alle vecchie glorie. Un ospedale bellissimo, nell'occasione della riapertura del punto nascita, è l'ultimo tassello dei trasferimenti anche dal vecchio al nuovo. Quindi andiamo anche a inaugurare quest'opera, che è stato un grosso lavoro fatto dalla Regione, un investimento di oltre 35 miliardi che verrà poi continuato con l'abbattimento del... milioni di euro, scusate, sono anche un po' emozionato, che continuerà con l'abbattimento della parte vecchia. Sono 104 posti letto più 6 posti per la dialisi, un ospedale dotato di tutte le tecnologie moderne che ci permettono di garantire la sicurezza non solo ai 20.000 residenti dell'altopiano. Saluto tutti i sindaci, grazie di essere venuti, non solo quelli dell'altopiano ma anche gli altri sindaci della nostra conferenza dei sindaci. Non solo, dicevo, a garantire la sicurezza dei nostri concittadini dell'altopiano, ma anche dei molti turisti che vengono a passare le vacanze in estate di inverno. Non mi divulgo molto, voglio veramente ringraziare tutte le autorità che sono qui venute, dal nostro assessore regionale alla sanità, che molto ci tiene a questo ospedale, al vicepresidente del consiglio regionale, che non glielo più finco, ma l'avevo visto prima, grazie, ai tanti consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione, al signor prefetto, alle autorità militari, civili, ai nostri sindaci, veramente che, con i quali ho iniziato a collaborare da subito quando ho iniziato questa avventura nel mese di marzo, e insieme stiamo facendo belle cose, l'assessore Donazzar, chiedo scusa, mi sono dimenticato anche qualcuno. Voglio in particolare poi salutare e ringraziare tutti i nostri direttori di unità operativa complessa che sono qui presenti, non solo di Asiago ma di Bassano, di Sant'Orso, l'ufficio tecnico, il dottor Di Caprio, il mio direttore sanitario, il nostro direttore sanitario, che lui nasce ed è cresciuto in questo ospedale, e vi assicuro che ha fatto tantissimo per far ripartire questo punto nascita, per far ripartire l'ospedale di Asiago. Non mi divulgo oltre, grazie veramente, è una giornata veramente di orgoglio per la nostra azienda e per tutta la sanità regionale. Andiamo avanti così anche nei momenti di difficoltà, perché nei momenti di difficoltà che inaugurare queste cose ci tirano veramente sul morale. Grazie. Scrivere un breve intervento, perché credo che questo sia un momento molto importante che debba anche rimanere nella storia, quello che è il contenuto delle dichiarazioni di questa giornata così epocale. Buongiorno a tutti,
Questa cerimonia è stata convocata per celebrare la riapertura del nostro punto nascita, ma rappresenta idealmente il momento in cui vogliamo sancire l'avvio del nuovo ospedale, un evento importantissimo che suggella la conclusione di un lungo articolato percorso. Lasciatemi dire che per un amministratore pubblico eventi come quelli odierni rappresentano un traguardo non solo per l'emozione che è connessa all'eccezionalità del momento, ma anche e soprattutto per la consapevolezza che non si tratta assolutamente della fine di un percorso, ma viceversa di un nuovo inizio. Sono certo che si tratti di una giornata importantissima per la nostra sanità, poiché la nascita di un nuovo ospedale deve portare con sé la consapevolezza che si è dinanzi ad un bene prezioso che va custodito, va protetto, va coltivato finché possa produrre i migliori frutti. Le esigenze imposte dal progresso scientifico, tecnologico e sociale, unitamente alla necessità di un concreto adeguamento delle strutture sanitarie esistenti, hanno determinato la convinzione che fosse opportuno avviare la costruzione del nuovo ospedale di Asiago. La vetustà della struttura ospedaliera, non più in linea con gli standard di qualità e di sicurezza, venne ribadita una decina d'anni fa e fu così che, grazie ai contatti intrapresi con la Regione Veneto, divenuto ineludibile il problema, venne reso possibile un investimento così importante, l'ha ricordato prima il Direttore Generale, per dotare la nostra terra di una nuova ed efficiente struttura sanitaria. E i frutti della mediazione politica intrapresa, ricordo l'impegno profuso in tal senso dall'ex sindaco di Asiago, dottor Andrea Gioss, sono qui oggi rappresentati da eccellenti standard tecnologici idonei a garantire ottimi livelli di cura per tutta la nostra popolazione, nell'intento di tutelare quanto di più importante ognuno di noi possiede, la tutela della salute. È stato questo l'elemento distintivo dell'impegno civile della nostra comunità, che nel corso degli ultimi 30 anni si è battuta con costanza e determinazione per rivendicare il diritto sacrosanto di poter disporre di servizi sanitari in grado di rispondere alle esigenze di tutta la popolazione e dei molti turisti che frequentano la nostra montagna. Sapevamo che il nostro grido di aiuto avrebbe trovato ascolto nelle sfere alte delle istituzioni. Eravamo convinti, per la sensibilità che la contraddistingue, che le nostre manifestazioni pacifiche e propositive avrebbero trovato in lei un interlocutore non indifferente. Ed è per questo, signor Presidente, che a nome della mia comunità desidero ringraziarla per aver voluto essere qui tra di noi oggi per concludere un percorso che l'ha vista protagonista sin dalla posa della prima pietra di questa moderna e straordinaria struttura. La ringrazio anche per aver compreso che la montagna ha bisogno di aiuto concreto, di fatti, di sicurezza, della presenza rassicurante delle istituzioni. Desidero ringraziare tutti i direttori generali che si sono succeduti in questi anni, i dottori Compostella, Roberti e Simoni, che si sono occupati delle molte vicissitudini caratterizzate da fallimenti delle imprese costruttrici, da riprese di attività, da rallentamenti inattesi, che li hanno messi a dura prova nel percorso che ha contraddistinto la realizzazione di questo nuovo ospedale. A loro va il mio personale ringraziamento per aver mantenuto con il nostro territorio, in particolare con noi sindaci di 7 comuni, rapporti improntati alla trasparenza e al rispetto, nonostante l'immancabile dialettica con la quale alle volte abbiamo affrontato le tematiche più spinose della nostra sanità. Desidero ringraziare il dottor Bramezza per l'impegno profuso in questi primi mesi del suo incarico. Abbiamo trovato in lui un ottimo interlocutore e siamo convinti che sarà in grado di governare egregiamente questa nostra complessa ma avvincente ULS. A lui chiediamo che la nostra azienda si possa contraddistinguere per la capacità di ottimizzare i percorsi di salute degli ammalati, favorendo ogni possibilità di integrazione tra ospedale e territorio, ben sapendo che questo è il frutto e il futuro, che questa è la vera prospettiva per mantenere e custodire il bene salute. Vogliamo inoltre, con questa nuova struttura, che questa sia una esperienza che possa portare ad un costante miglioramento nel suo operare, si ponga quale elemento sostanziale della rete delle diverse strutture sociosanitarie esistenti nel suo territorio, nella sua area sovrazonale,
nel suo contesto regionale, favorendo concretamente un'integrazione sia con gli altri ospedali e magari anche con il mondo universitario per il preziosissimo contributo culturale che tale ambito potrebbe portare in una struttura così moderna ed efficiente come quella che oggi noi inauguriamo. Le chiediamo, signor Presidente, di vigilare affinché il traguardo che oggi noi celebriamo, grazie anche alla deroga ai piccoli punti nascita che lei ha voluto tenacemente conseguire, non voglia essere annacquato a causa delle difficoltà che spesso informano i complessi meccanismi del funzionamento della sanità pubblica. C'è bisogno di collaborazione tra i vari ospedali dell'ULS e di fuori ULS, c'è bisogno di relazioni costruttive per il bene comune, di quell'interscambio di professionalità che possa permettere al nostro punto nascita di operare garantendo la necessaria sicurezza alle donne e ai bambini, di divenire un'eccellenza nel panorama della sanità veneta, potendo rappresentare magari nel tempo, anche grazie all'avanguardia degli impianti delle sale parto, un'oasi del parto naturale in grado di attrarre pazienti da fuori altopiano. Noi ci crediamo, signor Presidente, crediamo nelle capacità e nel lavoro del responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia, dottor Andrea Cocco, crediamo nell'impegno delle nostre ostetriche e di tutto il personale infermieristico, crediamo pure nella sinergia con i primari dell'ostetricia e ginecologia di Bassano, Rulli e Sant'Orso Scollo. Credo che qui oggi emerga con chiarezza l'orgoglio di aver costruito qualcosa di veramente importante, di veramente bello, di veramente utile, che rimarrà quale ricordo storico indelebile nella memoria di ognuno di noi. Da tutto ciò deriva la voglia di ringraziare tutto il personale medico che si impegna ogni giorno con passione e instancabile dedizione a favore dei pazienti del nostro ospedale, di tutti i sindaci e di consiglieri comunali e regionali, oltre agli assessori comunali e regionali qui intervenuti, alle altre autorità civili, militari e ecclesiastiche, i rappresentanti del comitato di tutela del nostro ospedale e le mamme dell'altopiano che vedo qui intervenute numerose. Voi con la vostra presenza e con la vostra vicinanza oggi riconoscete l'importanza che grazie alla Regione Veneto si è voluto dare a questa nostra terra e alla sua sanità. Grazie. Un doveroso saluto anche al collegio sindacale dell'USET che so essere presente. Grazie. Oggi, 26 luglio 2021, è veramente una grande giornata per il nostro altopiano. Inauguriamo un nuovo ospedale. È stato fatto sfatato lo scetticismo di alcuni e premiato l'impegno di molti. Un saluto va ai presenti a questo evento, che rende tutti noi amministratori locali e regionali orgogliosi. Ce l'abbiamo fatta. Ringrazio per questo il governatore Zaia e gli chiedo a nome degli altopianesi di estendere le nostre grazie ai responsabili politici e amministrativi che hanno concorso a credere e lavorare per questo, giungere a questo grande momento. C'è ancora molto lavoro da fare perché l'ospedale si è completato, ma intanto l'offerta sanitaria ha ripreso bene nonostante il lungo e preoccupante periodo di Covid. Chi ci lavora lo fa sicuramente con rinnovato entusiasmo e eccellenze professionali non mancano. Si opera meglio in un ambiente nuovo, luminoso, colorato, già ben attrezzato, immerso nel verde e che per ora già risponde bene anche alle esigenze di recupero e riabilitazione. L'ospedale ha, come già l'infrastruttura, un minimo e discreto impatto ambientale e le persone del piano ringraziano perché loro vengono risparmiati impegnativi e onerosi tragitti. Certamente casi particolari o esigenze personali sarà possibile accedere alle strutture in pianura, ma la tranquillità di poter gestire la quotidianità in un luogo dove la vita non è sempre facile fa tirare un sospiro di gratitudine. Per l'altopiano questa struttura, istituzione, ha molta importanza sia dal punto di vista sociale che economico. È indispensabile soprattutto per gli anziani, neonati e bambini,
per urgenze che possono interessare i locali ma anche i turisti durante tutto l'anno, ma particolarmente durante l'estate e l'inverno. E inoltre da ricordare che l'ospedale è un'importante fonte di reddito per le famiglie locali, viene garantito un posto di lavoro non lontano da casa e ciò scongiura appelli professionali per migliorare verso i grossi centri di pianura e conseguente spopolamento. Una trentina o una quarantina di chilometri possono sembrare pochi a chi percorre due strade, ma da noi curve, traffico, dislivelli, strade non agevoli e agenti atmosferici possono fare la differenza. Ringraziamo gli amministratori del dopoguerra che hanno fortemente voluto un ospedale di Asiago, struttura che è stata una manna per i nostri nonni, i nostri genitori e di cui anche noi abbiamo tanto usufruito. Basta guardare i nostri luoghi di nascita. Asiago è scritto in quasi tutte le carte d'identità di chi ha più o meno la mia età. L'ospedale ha contribuito a far crescere economicamente tutti i comuni di Alto Piano. Permettetemi di ringraziare i lavoratori, gli operatori a tutti i livelli e il personale medico e sanitario in genere che opera con dedizione economica incolmabile nel nostro ospedale, con l'augurio che questa importantissima situazione abbia lunga vita e si è messa nelle condizioni di migliorare sempre di più. Rinnovo il mio saluto e assicuro il costante impegno delle amministrazioni di sette comuni e delle montane che da poco lo presento. Grazie. No, non c'è problema. Sto un po' più distante così. Non uso la mascherina, sono all'aperto, non infrango regole, buongiorno a tutti, ben trovati. Non stai a dirmi bravo prima di sentire cosa che dico, perché c'è come firmare cambia in bianco. No, grazie e buongiorno a tutti, ringrazio tutti per essere qua stamattina, ho ascoltato con attenzione le parole del dottor Bramezza, che saluto, del sindaco Rigoni e del presidente dell'Unione Montana. E siamo qua in forza, no? C'è l'assessore Lanzarin che poi, cioè io sono sotto il riflettore, parlo, fa vabbè, figura dopo c'è anche chi lavora, ma saluto anche il vicepresidente del consiglio regionale Finco che è attento alle dinamiche di questo territorio e devo dire che è il più presente anche nel segnalarci tutto quello che insomma non funziona oppure le emergenze e le esigenze dei territori. Saluto anche il consigliere Possamai che vedo qui, il consigliere Zecchinato, il consigliere Giacomini e l'assessore Donazan con la quale ho parlato anche prima, mi scuso se ho dimenticato qualcuno, perdonatemi. E due o tre considerazioni. La prima, penso che questa inaugurazione di oggi, che è la storia di un travaglio in un travaglio, giusto signore? Perché se ci pensate, io non so quante parolacce, quante incazzature mi sono preso, perché ogni volta c'era una novità che il cantiere si fermava. Poi è accaduto di tutto questo cantiere. Io ricordo che abbiamo fatto la posa della prima pietra, peraltro c'era ancora anche il maestro Olmi quel giorno alla posa, ed è stata da subito la volontà di andare avanti con questa operazione. A me spiace che negli anni qualcuno magari possa aver pensato che la regione, siccome un po' adesso parlo alla gente di montagna perché ne conosco tanti, un po' c'è questo adagio, no? Più bassa è l'altitudine, un po' più rincoglioniti sono. Cioè di solito si pensa sempre così, perché non sanno i problemi della montagna, non conoscono le difficoltà, non sanno che Asiago a 30, prima della salita ci sono 33 km per arrivare in piazza Asiago e tutte queste robe. E conosciamo questi problemi. Provene sia che dal 2010 ad oggi, gli anni nei quali io sto governando questa regione, mi hanno consegnato 68 ospedali in mano, e non ne abbiamo chiuso uno. Peraltro, se dovessi proprio dirla tutta fino in fondo, al di là di questo travaglio, pensate che se l'avessimo dato a un privato in mano e se fosse fatto da solo, in un anno e mezzo faceva tutta l'operazione. Noi che siamo ufficio complicazioni affari semplici e conta di più gli avvocati, scusa sindaco, che quelli che porta la carriola qua a Malta, finisce che qua il cantiere è andato avanti a rilento. Ma non per incuria nostra, perché la legge lascia degli spazi anche di interlocuzione e ritardi. Però vorrei ricordare che abbiamo investito qui 35 milioni, abbiamo investito a Cortina, anche lì pensate facevano addirittura
vedere i pazienti portati via con l'ambulanza annunciando che sarebbe chiuso l'ospedale, invece ha avuto un rilancio unico. Abbiamo investito a Lamont, a Pieve di Cadore e poi evito di farvi tutta la lista. Allora, noi crediamo che questo ospedale abbia due effetti. Il primo, lo diceva prima il sindaco, ma lo diceva anche il presidente della comunità montana, lo ha accennato anche Bramezza. Cittadino ha comunque un presidio, ha 104 posti letto, ha dei professionisti, che ringrazio e saluto tutti, che si occupano della salute. Dopodiché, ragazzi, se mi venite a dire che il futuro di un ospedale come quello di Asiago, piuttosto che quello di Conegliano del mio paese o di altri, è quello che bisogna pensare che la sanità del futuro sia generalista e deve ingrandirsi come un panettone, vi dico che la casistica è importante la specializzazione, ed è questo che dovremmo dedicare a questo ospedale come a molti altri ospedali, ed è quello che dobbiamo pensare, che la vera sfida per noi per il futuro è ridurre il tasso di ospedalizzazione, cioè vuol dire stare poco in ospedale, utilizzare nuove tecnologie. Su questo vi tranquillizzo io, gli acquisti che stiamo facendo in tutti gli ospedali li facciamo anche per Asiago, cioè non è che qua avete le macchine di serie B e qualcuno ce l'ha di serie A, perché non funziona così, perché i cittadini devono avere tutti gli stessi diritti. Però se mi chiedete di fare, di avere la TACA a 253 strati per fare la verifica di tutto quello che sono le arterie coronarie, le coronarie e fare un'indagine cardiaca approfondita, vi dico che il cuore si trapianta a Padova, al centro Gallucci. Però ciò non toglie che gli investimenti si facciano, e ciò non toglie che, oltre a dare l'assicurazione ai cittadini, ne abbiamo un altro comparto da rassicurare, che è quello dei turisti, che non è irrilevante nell'altopiano di Asiago, ovvero che i turisti abbiano comunque un presidio di riferimento, dove c'è un PS, dove c'è un punto nascita, dove comunque le emergenze vengono affrontate, dopodiché se non basta qui si andrà pian piano, ci si avvicinerà alle cliniche universitarie, ma strada facendo c'è Bassano, strada facendo ci sarà Sant'Orso, Vicenza e così via. Funziona così, quindi l'ultimo miglio ben servito, questa è la nostra filosofia, in grado di fare in modo di non complicare la vita ai cittadini. Poi se le cose sono super complicate, in base alla complicazione ci si regola. Continuiamo a investire. Guardate, se voi immaginate la sanità del futuro e qualcuno sentisse, andasse a leggere i nostri discorsi di oggi e li vedesse fra 10 anni, probabilmente direbbe, ma quel giorno insomma ho fatto discorsi da vecchi, no? Perché la verità è che l'ospedale del futuro è l'ospedale delle alte tecnologie, delle professionalità, delle specialità. Ha ragione il sindaco di dire, il DM70 per legge ha chiuso questo punto nascita. Cioè, avete capito che questa mattina inauguriamo un punto nascita non in linea con la legge nazionale? E così ne abbiamo tanti, abbiamo Portogruaro, abbiamo questo, Pieve di Cadore. Insomma, abbiamo fatto questa scelta assumendoci le responsabilità, ma se lo assumono anche i sanitari, di comunque dare un servizio ai territori. Perché l'idea nazionale è stata quella, col ministro Lorenzin, di dire che sotto i 500 parti all'anno, e qui per quanto vi diate da fare 500 parti non ci arrivate, è pericoloso il punto nascita, quindi va chiuso. Noi invece la leggiamo in un'altra maniera, che siccome il nostro monitoraggio e la sanità del Veneto, i vostri uomini e donne della sanità monitorano la gravidanza, fanno tutte le verifiche, sono in grado quantomeno di definire quale sarà il percorso di questa gravidanza fino al punto della nascita. Quante volte vi capita che vi dicono quando devi partorire? E voi gli dite, bah, partorisco il 20 novembre alle 8:30 del mattino. Uno dice, questa è sanità, nel senso che il parto programmato. E quindi qualcuno che avrà, qualche signora che avrà un parto più complicato, con delle difficoltà, andrà a partorire dove c'è la rianimazione pediatrica, la neonatologia, non casca il mondo. Ma qui comunque riusciamo a garantire la stragrande maggioranza dei parti in alto piano, in modo tale che i ragazzini nati avranno scritto nato ad Asiago. Questo è quello che ci interessa dire, però anche questa è una sfida. Abbiamo passato, vi ricordo che questo punto nascita, signore e signori, è chiuso dal 27 marzo 2020, si è beccato in faccia tutto il Covid, tutto si era beccato, come si è beccato anche il cantiere. Quindi oggi ha un altro significato, del terzo significato. Io spero che si vada verso questa uscita dal Covid. Però per ottobre noi avremo circa l'81-82% dei cittadini veneti vaccinati con almeno una dose. Vuol dire che hanno comunque o completato il loro ciclo vaccinale.
diventerà famoso all'ospedale per questa gara. Andrete su tutte le televisioni. Sapete qual è il problema? Che avendo fatto veterinario ogni tanto mi scappa qualcosa dal fondo. E quindi hanno completato il loro ciclo vaccinale e ringrazio, pensate, abbiamo 1600 persone che tutti i giorni vaccinano i nostri cittadini e abbiamo 60 centri vaccinali. Allora, io dico che questa per noi rappresenta una via di uscita. Non sto facendo proseliti per i vaccini, rispetto l'idea di tutti. La vaccinazione in Italia è volontaria, però è pur vero che la tua libertà finisce dove inizia la mia. E la mia libertà finisce dove inizia la tua. Quindi se tu decidi di non vaccinarti, rispetti, hai l'obbligo di rispettare chi si vuole vaccinare. Perché qui funziona così. Lo dico perché se vado a vedere i ricoveri, in questo momento abbiamo 151 persone ricoverate, che sono poche rispetto ai 3.400 che avevamo il 31 dicembre 2020, e abbiamo 21 persone in terapia intensiva. Se vado a vedere gli ultimi 16 ricoveri in terapia intensiva di questa nuova ondata della variante Delta, sono 15 persone non vaccinate e una persona vaccinata con una sola dose di 54 anni. Questi sono i dati di fatto. E se oggi la variante Delta, che spesso interessa i nostri giovani, l'età si è abbassata dai 15 ai 24 anni, è la fascia più colpita. Se la variante Delta non fa così proseliti in mezzo alla popolazione, è perché siamo vaccinati. Perché non ci siamo solo messi in sicurezza personalmente, ma abbiamo fatto anche un atto, come si può dire, di bene comune condividendo questa sfida. L'immunità di gregge non è che c'è un gregge e un altro gregge, c'è sempre quello della prateria dove tutti pascolano, che è la popolazione. Questa notte siamo riusciti a portare a casa, ringrazio il dottor Rosi e quindi tutti gli uomini e donne anche lì dell'emergenza urgenza, i 13 ragazzi provenienti da Malta bloccati a Roma positivi, e quindi le abbiamo gestite con delle ambulanze, perché facile a dire, ma chi è che guida un mezzo sapendo che ha un pullman con 13 ragazzi positivi? E quindi abbiamo gestito con le ambulanze, sono tornati tutti in Veneto, l'ultimo è arrivato mezz'ora fa a Vidor, da Treviso, e quindi anche qui abbiamo fatto una bella operazione. Vi dico che in questo anno, volevo darvi solo questo dato e poi non mi disturbo oltre, in questo anno noi abbiamo avuto cercati da noi con i tamponi, quindi chissà quanti sono i positivi che abbiamo avuto dal 21 febbraio del 2020. Abbiamo avuto 429.000 contagiati, certi, certificati. Lo dico a tutela dei medici. Metà di questi signori veneti non hanno avuto sintomi. Allora, se sono 420.000 vuol dire che 210.000 sapevamo che erano positivi perché li abbiamo incrociati col contatracing andando a cercare i positivi nelle famiglie e nei posti di lavoro. Quindi metà non hanno avuto sintomi. L'altra metà, in linea con le statistiche e i dati mondiali, ha avuto bisogno, era pauci sintomatica, poco sintomatica, fino alle grandi sintomatologie, ha avuto bisogno di cure mediche, ma dei 210.000 dell'altra metà, 190.000 più o meno, si sono curati a casa grazie all'azione delle cure domiciliari, al fai da te, a tutto quello che è accaduto. Perché adesso, dopo la prima fase nella quale cantavamo nei terrazzini, adesso è la fase dei professori, tutti sa tutto, no? Ci vuole anche un po' più di rispetto per chi lavora. Ne mancano 20.000 all'appello, 210 non hanno avuto sintomi, 190.000 ce li hanno avuti, sono curati a casa. 20.000, cari signori, se non avevano un ospedale, non avevano i nostri medici, gli ospedali, le infermiere, gli OS, tutto quello che era, comunque sarebbero o morti o avrebbero pregiudicato lo stato di salute. Quindi non posso accettare che si continui a dire che per il Covid non servono gli ospedali, basta con le cure domiciliari. Sì, basta le cure domiciliari per praticamente i 390.000 che sono stati a casa, ma 20.000 comunque avevano bisogno di un ospedale. Lo dico perché non può passare l'idea che per un anno, abbiamo un anno e 17 mesi, siano stati presi in giro i cittadini, anche perché viviamo in un mondo nel quale i segreti, le prese in giro durano un secondo e mezzo. Tutto qua. Vorrei chiamare qui le signore, alcune si sono già spianate e hanno partorito. Prego, venite qui sul palco. Allora, protestare, queste non sono le mamme dell'altopiano, sono le tigri dell'altopiano. Protestare coraggioso, ma viene sul palco un po' meno.
C'è qualcuno di voi che vuol dire due parole? Ivan, vai. Allora, buongiorno a tutti, noi siamo le rappresentanti delle mamme dell'Alto Piano. Il nostro gruppo si è formato l'anno scorso dopo la chiusura dell'ospedale per la pandemia. Finalmente oggi possiamo festeggiare con gioia la riapertura di questi servizi per noi essenziali, perché è stato un anno molto impegnativo. Non solo per la pandemia, abbiamo avuto anche un inverno molto rigido, la percorrenza delle strade non sempre è facile, e tutto questo ci ha portato a un disagio tale che, mi dispiace dirlo, ma solo chi vive in Alto Piano può comprendere pienamente. Però ce l'abbiamo fatta, insomma, e siamo felici di questo traguardo e speriamo che adesso tutto riparta come prima della pandemia. Ecco, grazie. Voglio un'altra roba, prego. No, abbiamo fatto, una nostra collega ha fatto un quadro da regalare alla pediatria, la nuova pediatria e ostetricia, da appendere. Ci sono i nomi dei nostri bimbi che, sono, che non sono potuti nascere in Alto Piano. Ovviamente sono nati. Ce ne sono molti di più, ovviamente, e noi abbiamo raccolto i nostri, sperando che sia di buono spazio, insomma, ecco. Mettetevi davanti. Davanti. Anche di qua, guarda, di qua. Assessore. Della nostra comunità, un piccolo pensiero di prodotti locali. Grazie. Grazie mille, grazie. Buono anche l'assessore, un piccolo pensierino, e avrò mezza. Buona notizia, sapete quale sarà? Non esami per l'ospedale oggi, ma può portare a casa il formaggio. Grazie, grazie. Parroco. Scusate, abbiamo il nostro cappellano, ci manca ancora la chiesetta che verrà costruita quando verrà buttata giù la parte vecchia, però abbiamo il cappellano, Don Fernando. Il parroco. Ecco, così siamo giunti anche al momento della benedizione. Il Signore dice bene di tutti noi e bene di come le cose sono andate. Il Figlio di Dio, venendo al mondo, si è fatto bambino ed è cresciuto in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Poi, predicando il Vangelo, accoglieva i piccoli e li benediceva e ne esaltava la dignità e li proponeva come modelli per il regno di Dio. Invochiamo su ogni bambino che sta per venire al mondo le benedizioni di Dio, perché nasca sano,
e sia accolto con infinito amore da parte di genitori di tutta la comunità. E preghiamo perché il punto nascita che sta per sorgere offra alle future mamme e papà l'opportunità di essere seguiti durante tutta la gravidanza da professionisti esperti, dai corsi di preparazione al parto fino al parto e al postpartum, nella sicurezza di una struttura d'eccellenza. Ascoltiamo brevemente due versetti della parola del Signore del Vangelo secondo Marco. In quel tempo presentavano a Gesù dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli sgridavano. Gesù al vedere questo si indignò e disse: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, perché è a chi è come loro che appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso». E prendendoli fra le braccia, imponeva loro le mani e li benediceva. Ora invochiamo il Signore Gesù, che ha indicato la semplicità e la docilità dei bambini come condizione per divenire Suoi discepoli. Preghiamo insieme dicendo: Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti in ogni bambino. Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti in ogni bambino. Gesù di Nazaret, figlio della Vergine Maria, che con la tua nascita hai santificato la prima età della vita, fa che ogni bambino chiamato alla vita sul tuo esempio cresca in sapienza, età e grazia. Preghiamo. Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti in ogni bambino. Tu che manifesti nella famiglia e nella Chiesa la predilazione per i bambini, fa che i genitori siano guide e testimoni nella vita e nella fede. Preghiamo. Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti in ogni bambino. E tu che fin dalla prima nascita hai sofferto persecuzioni ed esilio, fa che tutti i bambini che vengono al mondo siano liberati da ogni forma di violenza e trovino sempre aiuto e protezione. Preghiamo. Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti in ogni bambino. E raccogliamo tutte le preghiere che ci stanno oggi nel cuore come grazie e anche come impegno, rivolgendosi a Dio nostro Padre, come ci ha insegnato Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore, tu ci chiami a donare la vita, facci portatori di vita. I figli che tu ci doni vengono da noi e vengono da te. Tu li hai amati per primo. Ascolta i palpiti del nostro cuore che ti dice grazie. E benedici questo punto nascita, che rappresenta per ciascuno di noi e per il nostro territorio una speranza nel futuro e una risorsa della vita. Ti preghiamo anche per intercessione, oggi alla festa di Sant'Anna, protettrice delle partorienti. E per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo indietro ragazzi, se no siamo troppo vicini. Sempre più giovane, hai proprio ragione. Sì. Consiglieri. Nicola. È nato, è Giacomino. Stringetevi un pochino o stiamo indietro noi ragazzi. Non so che tutto.
assessore Donazzano, vabbè. Elena. L'ospedale era meglio che se vedesse l'ospedale dove... anche perché siamo poi contro la luce, infatti, comunque. Per fortuna è andato via il sole, se no sì, sono messo veloci che c'è, se no torna il sole. No, ma guarda, occhio non torna più adesso, un po'. No, fa tranquillo. Pronti tutti? Foto.